Siamo qua, abbiamo spazio e peso un po'. Sta arrivando, ok, ci siamo, ottimo, allora tolgo il sonoro. Allora, tu lo vedi? Si sente anche. Continua fino a vedere. Sì, Non no, lo in vedo streaming, su tramite Facebook, sì. Su Facebook. Facebook, sì. Poi sarà messo sul canale di Cinque del Centro, ma dopo, in contemporanea si vede su Che qualcuno me l'ha chiesto. Facebook. Se riesci a... Sì, lo so, anche altro, adesso qualcuno ha telefonato, con questa situazione. Sì, viva. Condivido ora. Condivido anche sulla pagina della piccola scuola. Allora, per adesso abbiamo anche il cappellone. Ah, mi sono cappellino. Allora, che dono. Posso dire all'anno di stagione. Speriamo. Allora, quando... Giovanni, quando parli, togli solo la mascherina, faccio... Perfetto. Siamo già in diretta, qualunque Ah, cosa siamo già in diciate, diretta. già, ok, sei già registrato, quindi... Però aspettiamo, Poi verrà momento, tagliata sono proprio su YouTube. spaventato. Aspettiamo un attimo, Beppe dovrebbe arrivare. Bene. Va bene. O tutti. Va bene perché ci sono. Famoso principio, l'open space, non Il lavoro io vedo molto ancora un po'. È chiaro che ci manca un po' tutti la motivazione di ora. Rischio più piace questa le ha fondato questo boh, secondo me appunto Vabbè, io dobbiamo
Sì, aspetta ancora 5 minuti perché non sono 6 ore. Però online? Sì, chi aspetta online è tu, fai lo so. Infatti quando Confermate solo che su Facebook sta continuando ad andare bene. Funziona, c'è qualcuno che suona, prima controllare. A me sembra di sì, però vediamo. Mi vuoi scaricare l'app con il foglio appunto. Cioè c'è il pure un minimo di resistenza che fa. Quindi apro il guru eccezionale. Ok, c'è Irene Labate che ci segnala che ci vedono. Vabbè. Allora cominciamo. Vogliamo cominciare? Non penalizziamo troppo né i presenti né quelli che stanno. Allora leviamo la sigla. Bene, buonasera a tutte e a tutti. Siamo arrivati alla sesta presentazione di questo ciclo di libri. Dalla storia all'attualità, fascia ambiente non violenza, che abbiamo iniziato lo scorso ottobre, e già presentando appunto 5 libri, e poi questa sera presentiamo questo libro di Giovanna Messii e Chris Johnston, Speranza attiva, come affrontare le catastrofe ecologiche senza perdere la testa. Mi sembra già un bel programma. Ecco. E lo presentiamo insieme a Giovanni Scotto, che è il curatore dell'edizione italiana e che lavora presso un corso in sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università di Firenze, un amico peraltro di tanti anni, insomma, ha avuto diverse occasioni precedenti anche di collaborazione, di conoscenza. È a Firenze da quando c'era Alberto Labate che ha avviato il suo corso per operatori di pace. E ha curato appunto la traduzione italiana di questo testo e l'introduzione, ha fatto una bella introduzione. E poi con Silvia Neirotti, che è formatrice, consulente sui processi organizzativi, anche lei è amica di tanti, tanti anni, con cui si sono fatte tante cose nel passato, e che così abbiamo trovato questa bella occasione per ricollocarci qua. Allora, in questo testo io dirò alcune cose più generali sul testo, e poi loro approfondiranno, darò la parola a loro per approfondire un po' alcune tematiche specifiche.
Io devo dire che la lettura di questo testo mi ha, cioè, mi sono sentita particolarmente in sintonia leggendo questo testo, perché l'ho trovato veramente molto molto vicino a tutta una serie di iniziative, di cose che il Centro Studi sta facendo negli ultimi anni. Molte delle cose che facciamo, poi c'è anche Ilaria, magari anche lei dirà qualcosa sulle cose che segue in particolare lei. Io, tra le cose che ho seguito io, in particolare, per esempio, il progetto della Mostra 100 anni di pace, oppure il festival, in cui ci sono alcune persone qua, che è stato sulla non violenza e la resistenza civile, che raccoglie una ventina di associazioni del territorio, con le quali stiamo lavorando da 3 anni, ecco, hanno proprio, mi sembra che abbiano proprio lo stesso tipo di approccio, lo stesso tipo di impostazione che questo libro propone, che è un'impostazione non solo di denuncia, certo bisogna partire dalla denuncia delle cose che non vanno e chiarire bene, insomma, tutta una serie di problemi che ci sono, ma l'importante poi è cercare di suscitare delle energie per il cambiamento, perché altrimenti, se ci fermiamo alla denuncia e alla lamentazione, questo rimane così, veramente una cosa molto seria. Ecco, e allora questo è proprio un po' l'approccio che questo libro ha. E infatti si chiama Speranza Attiva. Speranza Attiva, poi lo spiegheranno meglio loro, ma comunque che cos'è? È proprio questo partire dall'analisi della realtà, capire che cosa vorremmo, che cosa desidereremmo che cambiasse, e capire come ci possiamo mettere in azione proprio per andare in quella direzione, per procedere verso questi cambiamenti, che sono proprio le cose che cerchiamo di fare appunto nelle iniziative di cui parlavo prima. Ecco. La cosa interessante è che riprendo appunto alcuni spunti proprio a flash, che il libro dice, ci sono appunto 3 modi di raccontare il nostro tempo, 3 narrazioni. La prima narrazione è quella che loro chiamano dell'ordinaria amministrazione, cioè quella di chi dice questo è lo status quo, non si può fare, non si può cambiare, così è sempre stato, così come si dice la violenza c'è sempre stata, le guerre ci sono sempre state, così insomma, così è e così sarà e non si può cambiare, non si può agitarsi, no? Questa è la prima narrazione. C'è una seconda narrazione, che è quella che invece, focalizza le questioni critiche fino a mettere in luce il collasso, no? Quello che verso cui stiamo andando, il baratro, no? La direzione di l'esito che rischia di essere profondamente distruttivo, al quale ci portano, le dinamiche, i processi che sono in atto. E c'è però una terza narrazione, che è quella appunto che qui viene chiamata della grande svolta, cioè, perché si dice, nei momenti di profonda crisi, come quello in cui ci troviamo noi, che è una crisi che ha diverse dimensioni, da quella economica, da quella della sostenibilità ambientale, a quella politica e così via, probabilmente, ecco, cioè, può capitare che c'è, che può avvenire un salto evolutivo, no? Un salto evolutivo, ed è quello che appunto caratterizzerebbe questa grande svolta. E il testo cerca di capire come, in che modo, ecco, come è possibile, attraverso quali percorsi possiamo favorire il processo di questa svolta, di questa grande svolta. Perché la cosa che si dice, e che mi colpisce, perché è un po' l'esperienza che abbiamo tutti, è che si parte di solito da piccoli cambiamenti marginali, no? Nascono tante esperienze, qui si parla dalle manifestazioni alle esperienze, alle nuove strutture che nascono, penso al gas, penso alle transition towns che qui vengono citate, tante esperienze di base che nascono e che sono tantissime nella realtà, che a noi sembrano cose molto piccole rispetto ai processi invece che ci sovrastano. E in realtà però, che si dice, ad un certo punto ci sono, da questi piccoli cambiamenti si può arrivare ad una massa critica che è quella che può innescare dei processi più volte. E allora è proprio lì il punto, no?
quello da capire. E su questa strada il testo propone un molto interessante un percorso concreto che chiama la spirale del lavoro che riconnette con diverse tappe. Su questo direi che Gianni approfondirà, credo, quindi io non sto a dire nulla. Dico solo che ci sono poi alcuni altri, cioè nel libro sono presenti soprattutto nella parte di analisi della situazione, molti elementi interessanti, molti dati, no? Che infatti conosciamo, infatti, ma che qui sono raccolti in modo molto organico ed efficace, secondo me. E dico, ne cito uno, per esempio le 12.000 tonnellate di rifiuti pericolosi radioattivi prodotti ogni anno dagli impianti nucleari, per esempio, che significa che noi stiamo producendo dei costi che stiamo trasferendo alle generazioni future. Cioè stiamo facendo una esternalizzazione dei costi sulle generazioni future, per esempio. E c'è una bella, viene usata una metafora che è molto efficace, molto significativa, però se noi immaginassimo tutta la vita sulla Terra, o anche soltanto la vita, la storia umana, nell'arco di 24 ore, l'ultima rivoluzione industriale, insomma, i processi che oggi sono quelli dominanti e che hanno prodotto la crisi della nostra società, cioè quelli che partono dal 1900, insomma, più o meno dalla metà del secolo scorso ad oggi, corrisponderebbero agli ultimi 20 secondi. E in questi ultimi 20 secondi, dato che secondo me è molto significativo e molto efficace da far capire la dimensione dei problemi, l'umanità ha utilizzato, l'umanità, diciamo, la parte nostra dell'umanità, ha utilizzato più risorse e combustibili di quanto non abbia fatto in tutto il resto della sua storia. E questa è una dimensione del fenomeno, della crisi molto, molto concreta e molto efficace. Ecco, concludo solo dicendo che mi è sembrato interessante, tra i punti di riferimento per sviluppare la fiducia nel possibile cambiamento, la citazione, insomma il suggerimento che qua si dà, per esempio, di guardare gli esempi del passato. Io credo che questo sia importante, quello che abbiamo anche cercato di fare noi con appunto la mostra che citavo prima, 100 anni di pace, perché gli esempi del passato ci dicono che se è successo allora, cioè se il cambiamento è avvenuto in situazioni anche spesso molto drammatiche, diciamo il passaggio dalla schiavitù, dall'abolizione della schiavitù, insomma fenomeni di questo tipo, se è avvenuto nel passato il cambiamento può venire anche oggi, no? E quindi in questo senso, oppure l'idea che appunto il cambiamento è comunque, non è un fenomeno continuo, è un fenomeno discontinuo, e quindi come dicevo prima, in effetti noi non siamo in qualche modo padroni del cambiamento, noi possiamo mettere dei pezzi, quello pezzo, che quella piccola pedina che riguarda ciascuno di noi o i processi nei quali possiamo incidere, e poi però i cambiamenti avvengono in modo discontinuo e improvviso a volte, e quindi anche a volte i semi che pensiamo di aver buttato in vano non sappiamo bene come, quando e se germogliano. Bon, detto questo, come dire, sulle cose che più mi hanno colpita a volo di uccello su questo testo, che trovo veramente molto molto interessante, che ci abbiamo disputato qualche volta, perché voleva leggerlo lei. Sì, io l'ho letto, l'ho commentato, quindi poi ne ho preso da ce l'avrai anche tu. Quindi lascerei la parola a Giovanni Scotto, che approfondisce, avendo curato la traduzione, conoscendo molto meglio di me il testo, gli aspetti, insomma, che sono andati. Beh, grazie Angela, io mi permetto di prendere la parola e prendendo una rapida vacanza anche dai dispositivi di produzione. Io voglio ringraziare qua il Centro Simone Regis e Angela e Silvia per animare, insomma, lo scambio di questa serata, scambio che è già iniziato peraltro l'altro ieri, quando abbiamo avuto una fittissima conversazione di più di un'ora a esplorare, insomma, i nostri modi diversi di approcciare questo testo. Forse una nota brevissima sulla persona. Giovanna Mesi è una personalità del mondo
dell'attivismo, in particolare ambientale statunitense, ed è una personalità in campo spirituale. Il suo percorso di ricerca va da un'esperienza giovanile, insomma, nell'ambito della cultura del protestantesimo, alla scoperta poi della spiritualità di Rainer Maria Rilke, in particolare, poeta tedesco, inizio del Novecento, no, che porta proprio, insomma, un particolare messaggio di unione con l'universo, diciamo così. Fino poi arrivare, a partire dagli anni 60, un incontro e un'esplorazione del buddismo nella variante tibetana in particolare, e poi più tardi il buddismo socialmente impegnato dello Sri Lanka. Insieme a questo, a partire dagli anni 90, un'esplorazione chiedendosi, bene, l'Oriente ci dà questo, ci dà questo patrimonio di valori, questo modo di vedere il mondo come un tutto interconnesso. Cosa produce l'Occidente che può essere importante nella costruzione di una cultura globale, diciamo, di pace, di equilibrio ecologico. Quindi lei lavora all'inizio degli anni 90 a esplorare la teoria generale dei sistemi, quindi l'emergere delle teorie della complessità che poi, diciamo, negli ultimi decenni sono diventate un po' patrimonio comune, cioè dimentichiamo sempre, però è stata una grande rivoluzione, no, del modo di pensare l'essere umano nel mondo. Allora, Gregory Bateson, il pensiero dell'ecologia profonda, la teoria dei sistemi, l'emergere della complessità, eccetera, eccetera. Sempre più poi negli anni lei ha esplorato una forma di attivismo che portasse insieme queste dimensioni, quindi attivismo politico, una visione diversa del mondo, ci arriviamo tra un attimo, e poi una profonda carica di, come dire, di appello di rinnovamento spirituale. Allora, Joanna, nel diagnosticare, come dire, i mali del presente, se vogliamo, individua che alla radice c'è un problema di disconnessione di fondo, cioè noi non ci vediamo più come essere parte di un tutto. Ci sentiamo, ci vediamo come distaccati. E in realtà poi tanta parte della nostra cultura, della nostra vita materiale si fonda su questo, quindi l'individualismo in campo economico, l'individualismo nel campo della lettura dei fenomeni sociali, la disconnessione profonda tra società, sistema economico e ecosistema. Per Joanna un momento importante sono gli anni 70 e le mobilitazioni, lo accennava Angela, contro il nucleare civile in particolare. Quindi lasciando da parte la follia che gli esseri umani hanno progettato per decenni, una distruzione multipla del pianeta attraverso le armi nucleari, no? Sappiamo che al loro apice era stato calcolato che, insomma, le bombe nucleari potessero distruggere il pianeta, credo, 6 o 7 volte. Ora credo che le armi nucleari in circolazione possano soltanto distruggere 2 o 3 volte. Però siamo ancora, no, ben al di là, no? Cioè, il pericolo del nucleare militare non è scomparso. Però Gianna mette l'accento su un tema che, peraltro, paradossalmente, ci avrebbe mai detto, è ridiventato, no? Lo leggiamo sui giornali, cioè l'energia nucleare per scopi civili. E c'è questo momento, insomma, questo aneddoto che la dice poi, no? La dice lunga, insomma, sul modo in cui Joanna Macy ci propone di guardare il mondo e sul modo, diciamo così, solito mainstream di guardare il mondo. Ed è l'incontro tra gli attivisti che sono contrari a un sito per il deposito delle scorie nucleari e gli ingegneri che lo hanno progettato, che arrivano baldanzosi a un incontro, come potrebbe essere quello di stasera tra di noi, e dicono: non vi preoccupate, abbiamo progettato questo sito in modo tale che sarà in piedi per un secolo. Allora Gianna prende la parola e dice: è molto bello questo che ci dite, solo che il plutonio, alcuni isotopi del plutonio hanno una emivita, hanno un tempo di dimezzamento di 24.000 anni. Pertanto tra 100.000 anni queste scorie saranno un quarto meno pericolose di adesso. No, quindi siamo su tempi che sono su scala diversa. Allora, questo procurare, sanare questo profondo senso di disconnessione è un po' la missione di Joanna. Io personalmente condivido col centro Seno Regis, con gli attivisti del centro, la mia parabola, il mio percorso. Mi sono affacciato alla vita pubblica, insomma, alla politica, da adolescente nel movimento contro le armi nucleari, come tanti di noi. E poi più avanti, insomma, ho incrociato dopo la fine della Guerra Fredda tutto il tema dei conflitti etnici cosiddetti e del lavoro di pace, quindi dal basso per la riconciliazione.
e la costruzione della pace in questi contesti di guerra civile. Per me un momento importante è stato il 2018, dove è stato pubblicato un report, e in realtà da tanti anni lo sappiamo, anzi dagli anni 80 peraltro lo sappiamo, quindi per esempio l'anima del centro registro degli ultimi decenni, Nanni Salio ha tematizzato questo, credo, a fine anni 80. Quindi, sono tutte cose che si sanno da 30, da 40 anni e che sono oggetto di politica da 30. Oggi, quest'anno, fanno 30 anni dal vertice di Rio. Però per me, come dire, la sveglia, il campanello d'allarme è stato nel 2018, quando è uscito il report del IPCC, del panel di scienziati sul cambiamento climatico, chiamato 1,5 gradi, 1,5 degrees, dove sostanzialmente dicevo, guardate che il vertice di Parigi del 2016, che in maniera un po' generica diceva limitiamo il riscaldamento globale a 2 gradi per la fine del secolo, meglio se è a 1,5. Arriva questo report e ti dice guardate che tra 1,5 e 2 la differenza è abissale ed è tra, come dire, la devastazione degli equilibri planetari e una limitazione dei danni. Questo è nel 2018, ora siamo nel 2022. Le cose stanno andando avanti con una velocità forsennata, perché siamo in presenza di un'accelerazione di tutti i fenomeni. E un po' mi sono anche stancato. Io ogni semestre ho le mie slide di allarme, diciamo, no? Che porto il problema agli studenti con cui lavoro. E allora le aggiorno. Mi sono un po' stancato di aggiornare queste slide. Peraltro le notizie sono sempre più pesanti. Le ultime due, di enorme allarme, sono da un lato il rilascio del metano a ritmi sempre più alti nell'Artico e dall'altro lato lo scioglimento sempre più veloce di alcuni ghiacciai decisivi per gli equilibri globali planetari. In particolare il ghiacciaio di Twites nell'Antartide. Sotto quello, praticamente l'intera massa di ghiaccio dell'Antartide può fluire pian piano in mare. Quindi stiamo parlando di un aumento dello specchio delle acque, dei mari, da 1 metro a 30-40 metri. Quindi stiamo parlando di questo. Un arco di tempo che va, noi non vedremo la fine del secolo, mia figlia sì. Nipoti di Angela, sì. Quindi è un arco di tempo che è nell'orizzonte della nostra esperienza di vita, no? Io guardo mia figlia che ha 14 anni, so che sarà una vecchina di 92, però a 92 si arriva, insomma, no? Con un mondo con un sistema sanitario normale, come siamo abituati a conoscerlo, si arriva tranquillamente. Questa vecchina, che è mia figlia adolescente di oggi, avrà il mondo del 2100, del XXI secolo davanti, lo vivrà, no? Allora, proprio questo passaggio, questo guardare il mondo con occhi nuovi, è un pezzo importante del messaggio di Joanna Macy. E Joanna, nel suo lavoro di attivista, racconta di aver incontrato migliaia di gruppi, ha fatto migliaia di formazioni, come in piccolissimo stiamo facendo oggi, come potremo poi replicare un domani, insomma, a Torino, lei lo chiama il lavoro per riconnetti. Allora, se il punto nodale della crisi sistemica che stiamo vivendo, la sesta estinzione di massa a livello ecologico, della messa in pericolo della sopravvivenza dell'umanità e del pianeta così come lo conosciamo, allora la cura deve essere un nuovo senso di interconnessione, coltivare un nuovo senso di interconnessione. E la proposta di Joanna è una proposta appunto da formatrice, no? È una proposta di processo, di percorso, di tappe. Lo chiama la spirale del lavoro che riconnette. Quindi l'idea della spirale è interessante perché poi ci sarebbe un po' una riflessione da fare, no? Sui modelli mentali che girano. Per tanto tempo noi abbiamo lavorato con i triangoli. Lavorato con i triangoli, il triangolo di Dalton, la violenza, eccetera, eccetera. Quello della spirale è in realtà viene da Rilke, dal poeta, no? Dove all'inizio del libro delle ore mi si presenta e dice: Io non so chi sono, se sono un uccello, una grande tempesta o un grande canto che gira a spirale intorno a Dio. Sono i versi di Rilke, da cui appunto. Questa è una suggestione che poi diventa la spirale del lavoro che riconnette. Qual è la proposta di Joanna? È una semplicità, come sempre, nel lavoro che facciamo, estrema. Cioè, dopo che
dopo che lei l'ha sviluppato, che io l'ho capito, che l'abbiamo raccontato, cioè, vabbè, era molto semplice. E però l'inizio mi affascina perché è una cosa che è un po' starta rispetto al tipo di lavoro che noi siamo abituati a fare nella formazione, dove un po' mettiamo sempre al centro il problema, parliamo del problema, la violenza, il bullismo, la guerra, eccetera. Giovanna dice, iniziamo a parlare della gratitudine. Iniziamo dalla gratitudine. Allora un semplicissimo esercizio che potremmo fare, magari prenderci anche un minutino a farlo per davvero, io voglio chiedere a voi una domanda molto semplice, ed è, qual è stata una persona che, no, riandando con la memoria al mio passato, alla mia vita, al mio percorso, una persona che per me è stata maestra o maestro? Quando io faccio questa domanda, in immediato mi verrà in mente una persona o più persone, forse uno dei miei genitori, forse un caro amico. Alle volte un insegnante, alle volte addirittura un professore universitario, può succedere. E qual è la semplice, elementare reazione che mi viene quando io penso a questa persona? Grazie, no? Sono grato che hai reso possibile me che sono adesso, no? Nel mio percorso, mi hai donato questo. Molto semplice. Qual è stata per voi, una persona che vi è stata maestra? Trovereste un vicino, una vicina, magari dietro di voi, con cui scambiare due parole? Chi è che è stato maestro per me? Ci prendiamo 2 minuti e magari chi sta a casa aspetta un pochino e poi riprendo a parlare. Volete? Quindi c'è sempre il momento con i gruppi del sera. Però comincia. E poi naturalmente è difficile stoppare. Quali sono state per voi persone che sono ma state maestre? Alberto. Eccetera e così via. Ti lascio la questo. Vabbè, sì, come una lega molto naturale. C'è una piccola provocazione, penso che ci sono anche gli effetti negativi che sono anche molto, molto istruttivi. I non maestri. I non maestri. Perché poi la verità è che sei sempre educatore rispetto all'ambito, no? Per cui puoi anche, cioè tu non puoi non essere, quando ti trovi in una situazione, puoi non essere educatore. All'inizio sei un cattivo educatore, ma non puoi non essere, quindi per dirti, ridendo e scherzando, Berlusconi mi ha dato una formazione a me, che non hai idea di Bello, Berlusconi ci ha formato tanto. Ci ha formato a cosa non fare. Sì. Però per dire un punto, vedi come si comporta e non vorresti mai somigliargli, per cui smetti per esempio di trattare le tue amiche in un certo modo, perché certo. Vanno lì. Certo. O magari per non fare la battutina, che magari quando sei sì. Ragazzi sembra una battuta, ma poi ti rendi conto, no? La fastidio, no? Un po'. Questa cosa che dicevi del non maestro, per esempio, quando ho parlato con un mio amico dell'adolescenza, con questo a pranzo, dopo 30 anni che non ci vedevamo, abbiamo parlato molto del passaggio generazionale. No, io sono papà, e lui è papà. E che tipo di relazione cerchiamo di costruire? Naturalmente all'opposto di quella che mio padre aveva con me, cercando di far tesoro di. Sì. Ma per me ci sono state, diciamo, sono due figure. La prima è sicuramente Giuliano Pollara, perché mi ha insegnato due cose. Giuliano è stato profondamente autoritario, quindi non tanto un modello in termini di identificazione, però mi ha insegnato, mi ha avvicinato a questo mondo, cioè il mondo della non violenza, il lo tengo, ma con una.
prenderti troppo sul serio, di ironizzare molto, che l'internet ha come una via molto forte, no? Cioè, come quel non perdere, ricordo di che una delle prime volte che eravamo conosciuti, ero venuto, mi ha raccontato che una barba di quelletta, no? Ti racconto questa barbelletta, c'è una bambina che cresce in una famiglia, ovviamente è piccola così, quindi la educano a mangiare vegetariano, a essere violenta così, e poi a un certo punto all'ottavo Natale dicono: che cosa vuol dire Natale? Non genitori, ma un'altra figura le risponde: un fucile. Ecco, il fatto che il maestro della longevità, dopo poco, come dire, una persona di voce, mi raccontasse questo sentimento, che io che sono anche citato bene, ecco, è stato proprio un, io ho pensato, ecco, questo è il mio spirito, cioè uno spirito che è un spirito di realtà, di relazione effettive, e che quindi coltiva quell'idea, Giovanni, a me tanto cara, Gianni, di violenza o non violenza come relazione, non come stato assoluto, no? Ma come ricerca continua, come pratica, ecco, in questo incontro con Giuliano è stato importante. Così è un po' nell'ottica, come dicevi tu, no, anche Angela, cioè di fare la propria parte, di avere un contributo, ma di non pensare di salvare il mondo, di reggere il mondo sulla propria spalla, no? Poi è molto sano, poi un pezzo totale, no? Infatti, devo dire, da papà sono un po' più valore di un po'. Mi sembra che, certo, che sia, no? Che abbia assorbito bene, oppure sono un po' ritirato l'ultimo anno, certo. Bene, bene, vogliamo tornare in plenaria, come si suol dire. Ok, allora, questo era un semplicissimo esercizio, appunto, ripeto, una volta fatto, cioè, beh, è una memoria, una mia memoria quasi banale, in realtà non lo è, perché io poi ascolto e intanto condividiamo memorie di affetti condivisi, e non è poco. E poi no, ci scopriamo il mondo dell'altra persona e magari ci educhiamo noi stessi alla gratitudine. Perché se siamo distratti, non è che ci viene immediato, ma allora è bello poterla coltivare. Il secondo passaggio della spirale di Joanna Macy è, per me, è, come formatore, è una sfida. E nella nostra cultura è una sfida. E il tema fondamentale è il lutto, è la perdita, no? L'idea del dolore, della sofferenza, del fatto che stiamo perdendo irrimediabilmente delle cose. Si stanno estinguendo le specie animali e vegetali, perdiamo paesaggi, ecosistemi. Una cosa che per me, per esempio, con stupore, no? Poi sarebbe anche interessante non rifletterci sopra. Allora, in Italia c'è stato un evento climatico estremo che ha devastato un'intera regione e poi in qualche modo l'abbiamo metabolizzato, certo, non i residenti della regione, però la tempesta Vaia, che non si era mai vista a memoria d'uomo, che ha raso al suolo centinaia, migliaia di ettari di foresta, così. Trentino e Veneto. Sì, esatto. Tra Trentino e Veneto. È stata un po', come dire, sì, poi la vita va avanti, diciamo. Sì, però la vita va avanti, abbiamo perso un pezzo importante. Allora, uno dei meccanismi di protezione che abbiamo, no, è la paura di voler toccare il dolore. E quindi proviamo a fare tante cose, proviamo in generale a anestetizzarci di fronte alla perdita. E questa anestesia è un dato di fatto veramente conclamato. Ora qua ci aiuta molto un evento, insomma un film che è uscito proprio nelle ultime settimane, che io consiglio vivamente
di procurarvi di vedere è che il film è naturalmente Don't Look Up, film con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, insomma, no, cast, come si può dire, stellare, ed è una... In realtà la narrazione di Don't Look Up è semplicissima, no? Si presenta una cometa, la cometa, come dire, è diretta verso la Terra, arriverà tra 6 mesi e 12 giorni, e non c'è niente da fare, insomma, i calcoli sono quelli. E da qui poi si dipana tutto un filo che vede questi scienziati che cercano in qualche modo di mobilitare la politica, l'opinione pubblica, i media a fare qualcosa, no? Non vi spoilerò poi il finale, però diciamo, alcuni aspetti molto istruttivi. Alla fine il regista principale di questo film è un regista sarcastico, però secondo me la metafora è estremamente azzeccata, quindi DiCaprio secondo me ha centrato ancora di più il documentario che fece qualche anno fa. Cioè la cometa è il cambiamento climatico. Il vantaggio della cometa è che tu hai il calcolo degli astronomi che ti dicono che tra 6 mesi arriva. Lo svantaggio del cambiamento climatico è che invece questa cosa non c'è. Abbiamo più tempo, non abbiamo 6 mesi, avremo 20, 30 anni. Guardando gli ultimi 30 non viene molto ottimismo, diciamo così. Però appunto l'indifferenza, il non voler vedere, aver paura di toccare il dolore della perdita. Ecco, questo è un tema, credo, importante della nostra cultura, e Giovanna ci invita a, lei lo chiama, onorare il dolore nel mondo. Quindi possiamo, no, possiamo dire elaborare il lutto, accogliere il dolore. E vedete che questo è, nel nostro clima mediatico generale, non è previsto, per esempio in Facebook, tanto per dire, Facebook tra qualche anno diventerà una sorta di cimitero. Ma lo dico anche in senso buono, cioè io vado su Facebook e trovo il mio studente che è mancato in Val d'Aosta, la mia amica che non c'è più per una malattia, e faccio memoria, no? Come un tempo si andava per essere lapidi, tra un po' andremo su Facebook a cercare gli account delle persone, le nostre amiche che non ci saranno più. Però il signor Zuckerberg non ci aveva pensato, no? Pensava qui e ora alla gratificazione istantanea del like del mio amico, del cuoricino, della persona che mi piace, eccetera, eccetera. Allora, rieducarci, riconnetterci è una cosa così fondamentale che in tutte le culture è centrale, che lo è stato fino a pochi decenni fa. Io stesso ricordo i signori a Napoli di una certa età, perché poi, insomma, dovevo avere 60-70 anni, proprio il portare il lutto, portare la fascia nera o il bottone nero al risvolto della giacca. Era una cosa, no, normale. Io ora tanti anni che non vedo più una persona che porta i segni del lutto. Allora, accogliere il dolore del mondo. Mi sono inventato questa piccolissima attività che vi racconto soltanto, perché altrimenti poi prenderemo veramente troppo tempo. Allora, vi chiedo di tornare con la memoria a un luogo del cuore, un ambiente naturale, un posto a cui siete particolarmente affezionati, potrebbe essere un bosco, una spiaggia, la cima di una montagna, un'isola, un posto che è stato importante per voi, dove siete innamorati, avete avuto un'esperienza spirituale profonda, o soltanto un posto che vi ricorda delle belle memorie. Ai miei studenti chiedo di scrivere 5 minuti su un foglio di carta queste memorie. Ok, una volta fatto questo vi dico: tutti questi luoghi, quasi certamente, tra qualche decennio, non esisteranno più. Non ci saranno più. Ai miei studenti poi ho preso i fogli e li ho strappati davanti agli occhi. Quando l'ho fatto la prima volta, sono stato molto male, ed è stata forse la prima volta in 20 anni di lavoro formativo dove io ho sofferto per l'attività che ho fatto fare. Poi addirittura ho sovraccaricato, perché ho strappato i loro ricordi più belli in pezzettini. Poi gli ho dato i pezzettini a alcuni di loro, cioè ora buttali nel cestino. E una ragazza addirittura mi ha detto grazie. Allora le ho fatto notare, guarda che ci ho appena distrutto il luogo del tuo cuore. Si è resa conto che questo grazie era un po', no? Un meccanismo un po' strano. Solo però se noi attraversiamo questo, poi possiamo arrivare a, come dire, a una speranza piena, no? Che non sia superficiale, che non sia... Sì, andrà tutto bene, no? Come abbiamo visto l'ultimo anno della pandemia. Più che andrà tutto bene, forse appunto la cosa su cui mettere l'accento, anche questa l'abbiamo sentita, no? Ne usciremo migliori. Purtroppo, così così, diciamo, no? Però
fare in modo che questa sfida no, ci renda migliore, fare in modo che questo dolore sia un dolore che nutra, no? Di cui non dobbiamo avere paura, perché peraltro poi, e questo ci insegnano le tradizioni spirituali, tutto in questo mondo materiale è impermanente, no? Non che stiamo a passare. E quindi stare in questo mondo in un modo che sia bello, costruttivo, gioioso, generoso e sereno per me, no? Comporta anche l'accettazione serena di tutto quello che passa. E vedete che questa è una bella sfida in termini formativi, culturali, no? Cioè andiamo proprio contro una serie di abitudini. Giovanna poi ha un modo, no, nel suo lavoro formativo molto di invenzione di rituali, di uso anche del canto, della musica, eccetera. Però è un grande tema da esplorare. Questo però diventa poi il fondamento per il terzo passaggio della spirale del lavoro che riconnette, che è allenarci, formarci a guardare il mondo con occhi nuovi. E questo ci sono una serie di passaggi importanti, per esempio, per superare, trasformare, trascendere il nostro individualismo. Cioè, come dire, da un certo punto di vista l'egoismo, questa energia di autoconservazione, è qualcosa di positivo, solo che diventa autodistruttivo, paradossalmente, nel momento in cui l'autoconservazione è per me. Cioè, io mi devo preservarmi, tutto il resto non mi interessa. Allora, un passaggio importante è quello di espandere, estendere il concetto di identità. E un primo passaggio ce l'abbiamo tutti nella nostra conoscenza, che sono gli affetti nostri più vicini. Quindi, avendo io la fortuna di essere, no, di essere l'esperienza di genitore fresca davanti a me, io lo so che per me il mio benessere, sì, è importante, però il benessere di mia figlia è praticamente altrettanto, anzi più importante. Quindi io potrò tranquillamente, che ne so, stare in piedi fino alle 2 di notte, perché lei torna a casa alle 2, ora che è adolescente, e l'aspetto. Vabbè, dormirò un po' meno, pazienza, no? Però voglio essere sicuro, l'aspetto. È un sacrificio. Da un certo punto di vista potresti dire di sì. Dall'altro punto di vista io sono felice, no, di questa creatura che sta crescendo. Insomma, contribuisco per quello che posso a un'adolescenza serena. Allora, così come questa, che credo che sia un'esperienza che tutti facciamo, no? Una persona a cui vogliamo bene, allora non è più un sacrificio, ma questo un sano senso di, no, di autoprotezione. Allora, estendere questo più in là, alle nostre comunità, all'umanità tutta, il grande appello, no, della non violenza, e poi all'ecosistema, il grande appello dell'ecologia profonda. Allora, io l'ecosistema lo preservo, sì perché è bello in sé, sì perché è un valore in sé, ma perché io sono parte integrante. Essendoci dentro diventa insensato pensare di distruggerlo, perché dovrei distruggere qualcosa che parte di me? È normalissimo fare un sacrificio. Ora dirò un'altra banalità, però. Allora, sappiamo tutti che le emissioni di CO2 stanno distruggendo il pianeta. Ora, il passaggio è, siamo disposti a rinunciare all'automobile? Possiamo, non possiamo, stiamo esplorando questo. Siamo disposti a rinunciare a qualche comodità, a passare dall'uso dell'acqua calda a quello dell'acqua fredda? È una parola a gennaio, no? Però no, vogliamo esplorare questa cosa. E allora, nel momento in cui io penso alla mia utilità, allora è chiaro, una bella doccia calda. Però se io penso al pianeta come un tutto, e me stesso con un piccolo pezzettino dentro questo pianeta che sta andando a ramengo, allora questa mia rinuncia diventa una cosa gioiosa, perché il mio piccolissimo atto di generosità verso il mondo. Non fare, rinunciare a un volo, rinunciare all'auto, una crociera, quello che è, no? Non è più una rinuncia, ma è qualcosa di bello che io faccio in maniera gioiosa per qualcun altro, per una parte di me, diciamo così. Allora, estendere il senso, no, di identità ci permette di trascendere l'egoismo, diciamo così. È un egoismo diverso, l'egoismo della madre terra. Voglio fare in modo che la madre terra stia bene. L'altra cosa, insomma, questa, insomma, viene molto dalla nostra tradizione, dalla nostra cultura, è un accento sul potere, no? Con Silvia poi si conversava, è stato un punto importante, magari poi ci ritorniamo insieme. E poi, anche Angela ha già accennato, questo
acquisire una dimensione diversa del tempo. Allora, no, se noi ci proiettiamo sul telegiornale, sui social media, abbiamo un tempo che intanto perdiamo la memoria storica, diciamo così, non ci riusciamo più a ricordare, perché ogni giorno è qualcosa. Un tempo tutto schiacciato, e poi col nostro egoismo individuale e in questo tempo schiacciato, allora dobbiamo massimizzare i nostri guadagni, i soldi che ci abbiamo sul conto corrente, no, la villa più grande, il ristorante più bello, la macchina più grande. Se noi entriamo invece in un discorso temporale diverso, allora possiamo prendere delle decisioni diverse. Allora qui soccorre sempre il classico principio di alcune tribù dei nativi americani, gli Haudenosaunee, poi se riuscite a pronunciarlo bene. Comunque, l'idea che dobbiamo prendere una decisione collettiva lo facciamo non per noi, o non per l'ego del capo, né per il benessere della comunità oggi, ma lo facciamo in base alla settima generazione, cioè al benessere e alla felicità di persone che ci saranno tra 200 anni. Poi, immaginate, se lo diciamo oggi nel 2022, significherebbe prendiamo oggi una decisione che sia utile per gli umani del 2222. Quanto è strano, no? Pensare a questo, ai nostri politici, no? Pensate a, non so, insomma, appunto, un presidente Draghi, a un Conte, Salvini, metterci voi il nome, no? Che prende oggi una decisione per il 2222. In realtà, a ben pensare, noi siamo privilegiati, perché viviamo in un paese in cui basta che apriamo un attimo gli occhi e facciamo mente locale, come si suol dire, guardiamo un attimo, io no, vivo a Firenze, e se io mi guardo intorno, io lo so che Brunelleschi, quella cupola, certo, sicuramente per la sua carriera ci avrà guadagnato anche il giusto, no? Avrà avuto la fama di essere un grande architetto, però io lo so che in fondo un pochino l'ha costruita anche per me. No, 500 anni dopo io arrivo e che ogni meraviglia guardo questa cupola. Quindi in realtà, forse no, pensavo anche all'eternità, chissà. Sicuramente per diversi secoli. Però in realtà noi siamo imbevuti di una cultura che basta che guardiamo e facciamo mente locale. Il principio degli indiani in America non è più tanto lontano. No? Pensare come ha pensato un Brunelleschi, un Michelangelo, insomma, no? Quando hanno realizzato quello che hanno realizzato. Che sicuramente lo facevano per loro. No, non per compiacere il committente, il Papa o il Signore di turno, però lo facevano un po' anche per noi, non conoscendoci affatto. Chissà se lo avrebbero fatto poi, se avessero saputo che Firenze diventava una specie di Disneyland turistica con masse di persone che andavano intorno. Probabilmente sì, ci avrebbero perdonato. Allora, estendo il senso del tempo. Anche qui un esercizio semplicissimo. Pensate alla persona più anziana che avete conosciuto quando eravate bambini, no? Per esempio una nonna, una bisnonna, a cui eravate legati. E ora pensate alla creatura più piccola che conoscete, a cui siete legati. E a quando questa persona diventerà una persona anziana. Allora, vi ho appena detto, mia figlia che avrà 90 anni nel 2100, la mia nonna è nata nel 1898. E queste sono realtà, non sono finzioni, no? No, no, c'è stato ora, tanto tempo che non c'è più, però è stata una persona, mi è voluto bene, mia figlia c'è, io la vedo domani a cena, siamo insieme. E questo piccolo esercizio di memoria ci porta a far emergere nelle nostre biografie, nel nostro vissuto concreto, un presente che dura 200 anni. C'è, la mia nonna c'è, questa è una mia memoria, mia figlia c'è perché devo fare da mangiare domani sera. E quindi c'è la concretezza, non c'è solo Scotto che c'ha 55 anni, oggi il 20 gennaio 2022, ma c'è un arco di tempo plurisecolare nella mia vita, se la guardo, no? Se la guardo da vicino. Allora, semplicissimi esercizi per coltivare questa riconnessione. Dopo tutto questo, il quarto, no, movimento della spirale, per poi riaprirla, no? Magari a un altro livello, in un altro modo, ripartendo la gratitudine, però il quarto momento è andiamo avanti, no? Troviamo quello che è possibile e necessario fare. Io mi sono imbattuto in un bellissimo concetto di un biologo, si chiama Stuart Kaufman, che parla del possibile adiacente, cioè nel qui e ora della realtà così com'è, no? Qual è il passaggio possibile che già c'è in fieri nella realtà? Allora, noi da qui a un mondo completamente non violento non arriveremo, no? Da qui a stoppare l'anno prossimo le emissioni non arriviamo.
cosa che possiamo fare adesso? No, che ci proietta in uno spazio che c'è già potenzialmente. Poi quando saremo in quello spazio lì, forse potremmo fare un altro passettino ancora. Qualcuno di voi forse conosce il gioco da tavola dell'isola di Catan, no? Con tutti questi esagoni. Allora, da un esagono passo un altro. Sono fortunato. E poi ne potrò passare ancora un altro. E questa poi è, lo diceva Angela all'inizio, no? Se noi guardiamo bene la nostra società, e per fortuna fino a qualche anno in più, non si ricorda di come erano le cose 30 anni fa. E allora dire semplicemente, dico alcune cose banalissime, no? Il fumo. L'idea che era normalissimo fumare con dei bambini piccoli in una macchina con i finestrini chiusi d'inverno. Ma era assoluta normalità. Cioè, oggigiorno probabilmente ti fremerebbe il vigile se ti vedesse. Non so se è illegale, però è diventato un comportamento, insomma, molto marginale. No? Molto marginale. Cioè, mia mamma, per esempio, lui si prendeva il treno di notte per andare in Svizzera. Era normale prendere lo scompartimento fumatori. Perché così una sigaretta, no? Cioè, 10 ore di viaggio, una sigaretta la fumi. Sì, però c'erano due bambini che respiravano il fumo. Oggigiorno tutto questo è impensabile, per fortuna. Sono dovute le leggi, però ci siamo un po' dovuti anche noi. No? E così tante altre cose, insomma, i rapporti nella famiglia, insomma, i rapporti tra uomini e donne, cioè, sempre con contraddizioni. Però nel lungo periodo sono cambiate tante cose. Allora, qual è il possibile adiacente oggi? Cosa posso fare io? Sapendo di non poter salvare il mondo, però cosa posso fare per accompagnare questo possibile che in fieri già c'è a sbocciare, a fiorire? A proposito di fiorire, in questi anni, insomma, in cui non passa mese, in cui non vado a guardare il sito della NASA che fa il monitoraggio della CO2. La CO2 aumenta circa di 2 parti per milione, dalle 2 alle 3 parti per milione, ogni anno. Poi questo periodo un po' meno, 1,7, che è ancora catastrofico, però un po' meno. E poi mi guardo intorno. Uno dei modi in cui l'ecosistema, la natura, sta rispondendo, poi magari chi di voi sta in campagna forse mi può disconfermare, però io noto che le piante fioriscono più presto, che le piante fioriscono magari 2 volte. A me sembra che il nespolo davanti a casa abbia già fiorito 1 volta. E mi sembra molto strano per il periodo dell'anno. Vedo rose che fioriscono a novembre, dicembre, gennaio. Non credo che fosse la normalità 20-30 anni fa. Però appunto, chi di voi sta, c'è il giardino o la campagna, vi può dire meglio. Io vorrei che la nostra risposta alla catastrofe fosse esattamente come queste piante. La fioritura multipla, cioè portare più bellezza. Però questo significa anche essere attivi in un modo in cui stare bene, essendo consapevoli della distruzione intorno a noi, essendo consapevoli di quello che possiamo portare, non volendo portare tutto il mondo, la tragedia del mondo sulle nostre spalle, ma semplicemente portare a arrivare a un'altra fioritura. Che poi portare dei frutti che non sappiamo quali sono. Vedremo. Io prima qui ho parlato anche troppo, tanto non lo devo. Sì, e tu che ne pensi? Allora, prima di rispondere a questa domanda, provare a dialogarne, voglio davvero ringraziare gli amici e le amiche del Centro Studi per questo invito, anche in particolare Gianni Scotto, con cui abbiamo condiviso più di un percorso, direi, ai tempi dell'Università delle Istituzioni per la Pace a Rovereto, dove ho conosciuto peraltro nel 96 in Italia, e una cosa che mi fa piacere dire qui è che vorrei che questo dialogo immaginasse anche una presenza di Luca Ravosso, che ha diretto il Centro Studi fino al 2011 e che è stato un nostro e il mio caro amico. Non è retorica, ma per me era importante condividere anche queste presenze che sono, certo, state significative nel mio e credo nel nostro percorso sulla strada della non violenza. Mi fa molto piacere. Allora, comincerei a dialogare con Gianni e con Angela attraverso un incipit, siamo a pagina 103 del testo, dove Gianna Messi fa un'affermazione abbastanza generale che però mi aiuta a entrare in dialogo e scrive:
Viviamo in tempi straordinari, in cui possiamo prendere parte a diverse versioni della realtà. Perché ho scelto di estrapolare questa citazione? Perché mi ha suscitato diverse domande, come in generale tutta la lettura del testo, per cui mi fa piacere dialogarne, estraendone alcuni legni, alcuni termini, alcune questioni già introdotti in parte da Angela e da Gianni, che a me hanno suscitato degli interrogativi che vorrei condividere con voi questa sera. Allora, innanzitutto viviamo dei tempi un po' fuori dall'ordinario, ci dice Giovanna Nesi, e ritengo che questa sia esperienza concreta di questi giorni, di questi tempi, di questi mesi, di questo biennio, se vogliamo, cioè sono tempi fuori dall'ordinario che ci consentono forse una opportunità, di cogliere anche un'opportunità che Giovanna Nesi probabilmente richiamerebbe in termini di grande svolta, ecco, di un passo verso una grande svolta. Quindi siamo immersi in tempi non ordinari che ci sollecitano su molte dimensioni. Noi oggi siamo qui, non siamo tutti quelli che dovremmo essere, fino all'ultimo non sapevamo se avremmo potuto realizzare il tutto, cioè in sintesi, come i grandi sociologi ci hanno insegnato, potremmo dirci che viviamo dei tempi di incertezza spinta all'ennesima potenza, soprattutto in questo momento, dove però coesistono diverse visioni della realtà. Questo mi sembrava molto interessante da richiamare, e cioè mi ricollego a quanto diceva Angela sul tema delle narrazioni, nel senso che queste narrazioni a cui Giovanna Nesi fa riferimento, ossia la narrazione dell'ordinaria amministrazione, di conservazione di come è andata la storia del mondo finora, oppure la narrazione del collasso, del negativo, della catastrofe, della teoria delle catastrofi in senso ampio, oppure la narrazione della grande svolta, mi paiono essere un po' queste diverse visioni della realtà oggi presenti, e mi sono chiesta che tratti presentano, cos'è una narrazione e che cosa ci dice. Allora, io mi sono detta questo, che le narrazioni sono dei racconti che ci danno conto, da un lato, di significati e di senso. Che senso ha il tempo che viviamo, che senso ha rispetto alle nostre vite individuali e più in generale rispetto al corso del mondo. Quindi ci offrono un respiro in termini di significato e di senso. Stiamo rotolando verso il declino, oppure c'è possibilità di svoltare, oppure siamo immersi in un mondo di crescita illimitata e quelli di cui Gianni ci ha appena parlato sono problemi relativi, quindi ci orientano rispetto a dei significati, ma allo stesso tempo ci danno anche una direzione, cioè ci danno una direzione di futuro, ci propongono un futuro piuttosto che un altro. Queste narrazioni, mi sono chiesta, che tipo di caratteristiche presentano? Allora, da un lato credo presentino una caratteristica di compresenza, come ho cercato di comunicare partendo, cioè sono compresenti, non sono conseguenziali nel tempo. Oggi coesistono diversi pensieri e di conseguenza diverse pratiche nello stare al mondo e nell'immaginarsi il futuro. Quindi sono compresenti, e quindi questo induce a pensare che in qualche modo bisogna escluderne l'un'altra oppure integrarle, ma tenerle presenti tutte, non far sì che non esista la narrazione che meno ci piace, ad esempio, o che non è la nostra. In secondo luogo, appunto, di conseguenza, mi sembra che in quanto compresenti e in quanto differenti non siano narrazioni condivise, cioè ciascuno sceglie, come dire, qual è la narrazione, la descrizione del corso del mondo a cui vuole contribuire, fondamentalmente. A quale narrazione del mondo decido di partecipare, a quale mi sento appartenere, per quale mobilito le mie energie, appunto per uno scenario quale quello che Gianni ci descriveva, oppure per uno scenario che invece pensa che il corso del mondo è destinato ad esaurirsi a breve e va bene così, e le generazioni future, se ci saranno bene, se non ci saranno pace, no? Non è cosa che mi riguarda. Allora, sono appunto compresenti, condivise, mi pare, e caratteristica più interessante che emerge dal testo sono, direi, in equilibrio dinamico, cioè i giochi non sono ancora fatti, fondamentalmente. Se noi entriamo nell'ottica di processo, di flusso, che Giovanna Nesi ci propone molto in questo senso, in questo testo, scusate, emerge proprio il fatto che si tratta di comporre degli equilibri, ci sono anche dei giochi di forze in campo, per cui questo
è un po' un primo elemento. Ci sono queste grandi narrazioni, diverse tra loro, con presenti, tra cui scegliere, e se da un lato, a me pare, risulti più facile, anche più fortemente fondato nel testo, fortemente fondata la scelta individuale, cioè qual è la mia narrazione o qual è la nostra narrazione condivisa tra noi che siamo d'accordo, la seconda domanda che a me emerge e sembra più sfidante è: ma come facciamo a far sì che il corso del mondo risuoni in qualche modo con la narrazione che a noi sembra da sostenere fondamentalmente? È qui che, a mio modo di vedere, le cose diventano un poco più critiche, perché la mia può essere una scelta individuale, la nostra può essere una scelta condivisa, ma poi il corso del mondo pare davvero andare, a mio avviso, in un'altra direzione rispetto a tutto ciò che Gianni ha espresso finora, facendo parlare il testo di Mesi. Peraltro, davvero voglio dire che la traduzione e la cura di Gianni Scotto rende questo libro assolutamente fruibile, leggibile. C'è una limpidezza nel lessico, una possibilità di avvicinarsi con facilità dovuta alla tua traduzione, Gianni, che secondo me va posta in luce, così come l'introduzione al testo stesso. Sì. Lasciami aggiungere una cosa: la traduzione è stata di Deborah Rimmoiso, okay, che è un'amica, anche lei formatrice, si è formata su Giovanna Mesi e il lavoro che riconnette, è molto attiva nel momento della transizione, e poi ho curato il testo, quindi come dire, la fluidità di cui parli è tutta Deborah. Mm-hmm. Io ho provato a far evolvere il testo in direzione di una maggior, secondo, a mio avviso, accuratezza, però questa fluidità di cui parli, di cui sono felicissimo, è proprio la capacità narrativa di Deborah. Sono molto contento che tu l'abbia detto. Sì, merito a Deborah, ma direi che siete stati molto complementari, sì, sì, perché ci sono alcuni passaggi anche nell'introduzione di Gianni che danno proprio conto anche, come dire, dell'asse epistemologico su cui si regge il testo, no? Cioè teoria generale dei sistemi, pensiero della complessità da un lato e questa ispirazione spirituale legata al buddismo, lo dico in senso generale, poi bisognerebbe approfondire insomma quale tipo di buddismo, eccetera. È proprio l'intersezione al centro della quale si colloca lo sviluppo della riflessione di Giovanna Mesi, secondo me. Allora, appunto, un primo termine, diciamo così, volendo costruire un po' con un vocabolario, un dizionario che io ho tratto dalla lettura di questo testo, riguarda appunto le narrazioni con le domande conseguenti, il che mi hanno portato a evidenziare nel testo un secondo punto in risposta a quella domanda: ma come facciamo ad alimentare o a mobilitare delle energie che vadano in direzione, diciamo così, di una trasformazione del mondo, che tenga cura, diciamo così, del mondo? Ho trovato interessante da questo punto di vista nel testo la riflessione sulle resistenze, cioè come se una delle risposte a questa domanda, ed è una risposta che io condivido molto, è interrogare le resistenze, cioè chi la pensa in modo diverso, chi agisce in modo diverso, o noi anche in alcuni casi, per quanto mi riguarda sicuramente, che tipo di resistenze abbiamo a mobilitare delle energie in una certa direzione. E Giovanna Mesi elenca una serie di comportamenti che ritengo vadano proprio tenuti molto presenti per chi fa un lavoro appunto anche di formazione su questi aspetti. Ad esempio dice: il pensare che non sia pericoloso ciò che sta accadendo. Quindi c'è proprio un tema, come dire, di non consapevolezza rispetto al corso, che in particolare l'ecosistema, diciamo così, fortemente sollecitato, sta intraprendendo. Oppure che ciò accade non sia, come dire, che non sia mio compito intervenire su ciò che accade. È responsabilità altrui, di chi ha ruoli istituzionali, un potere più forte, forse, da mettere in campo. Oppure ancora che danneggi in qualche modo i miei interessi, ad esempio qui c'è tutto il tema della comodità a cui facevi riferimento tu, Gianni, cioè si è disposti a rinunciare a qualcosa per entrare in un diverso modo di vivere, di abitare il pianeta, oppure ancora il sentirsi minacciati e impauriti e quindi assumere una condotta di evitamento, preferisco non pensarci. Sono una serie di esempi di comportamento che ho ritenuto molto interessanti per far leva
diciamo così, sulla spirale del lavoro che riconnette successivamente e per trovare delle parziali risposte a quella domanda, ma come mobilitiamo delle energie? Per cui c'è tutto questo tema di, diciamo così, di domandarsi che cosa blocca, dice a un certo punto il testo, la nostra reazione al pericolo, da un lato, quindi interrogare e ricercare il perché, e dall'altro lato anche ricercare quali sono le leve su cui agire fondamentalmente. E in quest'ottica il secondo punto del lavoro che riconnette, cioè l'onorare il lutto del mondo, mi sembra particolarmente rilevante, cioè degli esercizi, perché questo è un testo che propone un sacco di esercizi pratici, c'è proprio la riflessione legata all'aprire dei momenti e degli spazi in cui si dà voce a quelle che sono le preoccupazioni, oltre che i dolori, proprio le preoccupazioni della vita propria, dei propri cari, della propria città, del luogo in cui si vive. Allora Giovanna Metti dice: anche questo è un modo, ad esempio, per attraversare questo secondo momento dell'onorare il lutto, dare voce e spazio alle preoccupazioni che attraversano le persone. Io ritengo, ad esempio, che questo tipo di lavoro in questo momento storico sia fondamentale, molto legato, come dire, anche proprio al quotidiano, oltre che al lavoro del negativo in senso più ampio. Da qui un passaggio ulteriore, mi sono domandata, è questo. Qual è il fondamento di questa interconnessione su cui Giovanna Metti insiste molto e che veniva richiamato da Gianni? No? Gianni diceva, c'è proprio un capitolo che si intitola Rigenerare, raccontare e rigenerare l'interconnessione, cioè il sentirsi parte di un ecosistema. E quindi mi sono chiesta, da un lato, qual è il fondamento di questo sentirsi interconnessi? Perché a me pare che pensarla, questa interconnessione, non sia sufficiente. Ormai siamo tutti consapevoli, come dire, di essere interconnessi. Ma è solo con un passaggio attraverso il sentire, questa interconnessione che è anche interdipendenza tra gli esseri viventi, che forse possiamo ancorarla, come dire, un po' di più. Cioè, possiamo far sì che accada quello che Giovanna Metti, riprendendo la teoria generale dei sistemi, richiama, e cioè il feedback negativo, la retroazione, ossia nel momento in cui si intraprende una rotta, diciamo così, sbagliata, consentitemi il termine poco preciso, diciamo così, autodistruttiva, potremmo qualificarlo in questo modo, ho la possibilità, in quanto sistema vivente, di accorgermi che la strada è autodistruttiva e quindi di correggere la rotta. È tutto il grande tema del feedback, della retroazione negativa, della teoria dei sistemi. Adesso l'ho molto semplificata, me ne scuso. Però, ecco, questo come innescare la possibilità di una retroazione negativa efficace mi sembra un grande tema. Cioè, dove la dimensione cognitiva non è sufficiente, ma dobbiamo entrare forse in una sfera del sentire in modo diverso. E questo mi ha fatto pensare al nucleo, lo dicevamo con Gianni e con Angela, al nucleo di universalità che Gandhi individuava nella capacità di ciascun essere umano, nella possibilità di ciascun essere umano di sentire, di soffrire, di avere empatia e compassione. E da questo punto di vista faccio solo un cenno. Ritengo che quest'ultimo, diciamo che questi ultimi 15 anni abbiano davvero rivoluzionato il nostro modo di pensare e di vivere l'empatia con il preziosissimo lavoro sui neuroni specchio e sulla risonanza incarnata portato avanti dai nostri grandiosi scienziati neurofenomenologi come Vittorio Vaggallese e Rizzolatti, che ci hanno proprio spiegato, come dire, oltre la riflessione filosofica e teorica, come noi siamo esseri viventi in relazione intersoggettiva, cioè legati proprio a partire dai nostri sistemi motori, neuronali e così via. Lo dico molto semplificamente,
se per lungo tempo abbiamo pensato che è l'individuo il soggetto che si pone in relazione, oggi noi abbiamo contezza del fatto che sono le relazioni che costituiscono la nostra identità, cioè noi siamo già immersi in un sistema di relazioni. Chiudo parentesi perché questo Messi non lo dice, quindi non voglio assolutamente andare fuori campo. Però ecco, questa interconnessione, che è forse un po' il fondamento che mobilita l'energia, almeno così mi pare potersi dire nel leggere questo libro, ha sicuramente come esito, direi, l'empatia, la compassione, il sentire di più insieme il destino del mondo. Il che ci fa uscire, come Gianni diceva, da un'antropologia individualista, che è però fortissima a mio modo di vedere, cioè è il vento forte nel quale tuttora noi siamo immersi e che ritengo dobbiamo un po' interrogare, ecco, anche prenderlo sul serio e capire che cosa ci dice, che cosa ci dà e che cosa ci toglie fondamentalmente. Il campo di azione di lavoro che Gianna Metti individua mi sembra un altro aspetto da richiamare. Quando lei dice qualcosa di magari di semplice, però non trascurabile, è questo. Da un lato ci dice Messi, diciamo così, il campo di intervento riguarda delle azioni di contenimento, le campagne di sensibilizzazione, fa questo esempio, cioè delle azioni che pongono degli ostacoli, che pongono dei limiti allo strabordare di alcuni eventi ritenuti negativi. Ma questo non è sufficiente, occorre creare delle strutture nuove, cioè lavorare a un livello organizzativo, a un livello intermedio per generare il cambiamento, e ancora non è sufficiente, come ricordava Gianni, perché, ci dice Messi, occorre anche un cambiamento della consapevolezza di sé e del modo di concepire la propria identità. E così chiudiamo appunto il cerchio nel pensarsi come esseri viventi iscritti in un sistema di relazioni nell'ecosfera. Tutta questa parte mi ha portato a un altro tema, Gianni e Angela, che è quello dell'immaginazione, nel senso che mi sembra che Messi dica, anzi credo proprio che lo affermi, occorrono, oltre che dei sentimenti nuovi, un nuovo sentire, Gianni lo riprende nell'introduzione, anche il coltivare delle visioni di futuro nuove. Quel tema della visione, a mio modo di vedere, è cruciale ed è terribilmente difficile oggi, dove noi non abbiamo neanche visione di cosa accadrà domani, figurarsi, come dire, nel lungo periodo. Quindi per fondare questa interconnessione che sostiene il lavoro che riconnette, che si traduce meglio nel lavoro che riconnette, oltre che il sentirsi parte di un tutto, come ha detto bene Gianni, c'è anche il tema del coltivare delle visioni, cioè di prefigurarsi il cambiamento desiderato fondamentalmente, di costruire la realtà futura, di anticiparla. Dice proprio, per guardare al mondo con occhi nuovi serve costruire visioni. E questo io lo condivido molto. Cioè, senza una visione diventa difficile mobilitare dell'energia per entrare in un processo trasformativo, sia individuale sia del mondo. Bisogna afferrare, dice a pagina 202, una realtà da costruire. Mi piaceva questo tema dell'afferrarla, no? Questa realtà che va poi anche costruita. E in questo Gianni ha ripreso nell'introduzione un riferimento a un'autrice che io stimo molto, che è mancata, che è Elena Pulcini, una filosofa di Firenze, la quale ha molto sostenuto, diciamo così, che l'azione di cura del mondo passa attraverso il ricostituire forme, il dare forme all'informe. Tu lo dici così, Gianni, nell'introduzione. E questo per me è molto importante, forse perché il mio mestiere è fare la formatrice, quindi cercare forme di azione nei contesti organizzativi, sociali, individuali. Il tema della forma e della formazione diventa davvero importante, perché è nella forma, paradossalmente, che prende corpo il cambiamento desiderato, che viene messo a terra, che viene concretizzato. Dunque questo tema, come dire, tra il coltivare le visioni, le immagini del mondo, delle immagini che non ci facciano sentire abitanti passivi del pianeta, questo si chiama speranza attiva, dove viene detto la speranza in sé non è sufficiente, perché la speranza è tradizionalmente intesa è
anche qua bisognerebbe approfondire, implica l'essere troppo esposti alla casualità, all'alea da un lato, oppure il dipendere da ciò che alcuni decidono, mentre qui siamo in un ambito di speranza attiva che prefigura uno stato di cose e si impegna attraverso il lavoro che riconnette per questo. Quindi da un lato sganciarsi da questa dimensione della passività e dall'altro lato anche dall'iperattività della versione negativa di Homo Faber, potremmo dirci, no? Cioè di questo, di questa superfetazione tecnologica di cui sempre e ovunque sentiamo parlare. Quindi riappropriarsi di questa speranza attiva in quest'ottica, cioè una speranza che richiede attivazione e impegno. Dunque, questa riflessione sulla forma mi riportava di nuovo al tema della trasformazione, cioè siamo in un tempo di trasformazioni dove le forme appunto stanno cambiando, le forme del nostro vivere, le forme del nostro abitare, le forme del nostro essere. Cioè siamo immersi in una dimensione di cambiamento, dove nel testo viene riportata molto forte, secondo me in ogni capitolo, l'analogia che c'è tra la trasformazione individuale e la trasformazione sociale. Per cui ci sono ad esempio tutta una serie di esercizi, oppure ho trovato significativo che i due autori, questo mi spiegava Gianni, da un lato sono Joanna Messi, un'attivista impegnata, dall'altro lato uno psicoterapeuta, Chris Johnston, quindi qualcuno che lavora invece sul tema del cambiamento individuale, e insieme scrivono questo testo sulla trasformazione e sul cambiamento. Questo mi ha portato, ho ancora un po' di tempo, vado velocissima, al tema del potere, io parlo tanto, dovete assolutamente disciplinarvi, vado veloce. Sul tema del potere, semplicemente questo, credo che sia qui che si può valutare se si apre il tema della speranza davvero, no? Perché naturalmente c'è tutta una ripresa della concezione del potere come potere collaborativo, come potere con e non come dominio, che già appartiene al pensiero non violento. Quindi non è secondo me tanto questa la novità, quanto l'agganciare il tema del potere collaborativo al tema dell'emergenza, che richiamavi tu, Angela, cioè nei sistemi complessi, come siamo noi organismi viventi, emergono, diciamo così, delle situazioni impreviste, impredicibili e complesse a fronte delle azioni delle singole parti. Quindi questa apertura, cioè questo pensare il futuro di cui parlavamo prima, non già previsto, non risultante di un andamento lineare, ma invece aperto, ecco, questo sì, a mio avviso, apre la possibilità di un esercizio di potere collaborativo, perché lo dico in maniera forse più semplice: se io sento di poter incidere nel mondo che mi impegno, altrimenti è un bellissimo esercizio preziosissimo di testimonianza, ma è un'altra cosa. E quella domanda iniziale è: qual è la storia del mondo a cui io decido di partecipare? Ma non è trasformazione del mondo, che è un altro tema dove io devo tenere conto delle altre narrazioni, delle resistenze e così via. Quindi c'è tutto questo tema del potere che viene definito come una proprietà emergente, appunto, cioè come qualcosa di relazionale e che caratterizza i sistemi emergenti, quindi di discontinuità, come dicevi anche tu, Angela. L'ultimo punto, e poi davvero mi fermo, è quello, l'ultima parola, se volete. Io dovevo saperlo, perché aveva 5 pagine fittissime di appunti, e quindi vi dico prima, sì, però... Dai, molto interessante. Allora, volevo solo leggervi, ma no, salto la citazione, tanto leggerete il testo, che si legge molto facilmente ed è molto interessante, e sostiene buone cause. Ma l'ultimo punto, che invece mi sembra lo specifico proprio di questo testo, oltre a quell'asse, diciamo così, epistemologico a cui facevi riferimento, Gianni, è il tema della formazione. Cioè, per me la parola è formazione, ossia... Questo è davvero un testo intriso, come prima dicevo, di esercizi, di proposte pratiche, cioè dove il tema della pratica è chiamato molto in causa. Tu, Gianni, facevi riferimento prima ai nostri amati triangoli, di cui io sono ancora un po', come puoi vedere, succube. È davvero uno dei triangoli che richiamavamo spesso, ricordo che tu richiamavi nelle tue lezioni, era il triangolo tra azione, ricerca e formazione, o teoria, o sapere, o pensiero. E questo, a mio avviso, il testo lo porta in rilievo. Cioè c'è tutta questa dimensione importante di pensiero teorica che presenta una visione
della trasformazione del mondo, fatemelo dire così, ma ci dice anche che questa va agganciata a degli spazi concreti, formativi, in cui ci si cimenta in quel rigenerare e alimentare, oltre che sentire, la interconnessione che caratterizza tutti e l'istanza di cambiamento. Altrimenti, se non c'è questa coltivazione, diventa difficile immaginare che avvenga automaticamente, anche perché, qui mi fermo, ho trovato interessante che il lavoro che riconnette sia una spirale, appunto, non una sequenza di fasi, e anche una sequenza di fasi, quelle che Gianni prima ha richiamato, la gratitudine, l'onorare il dolore del mondo, il vedere il mondo con occhi nuovi, l'agire per questo nuovo mondo, ma è anche una spirale, cioè anche un processo, cioè io trovo quelle fasi interconnesse, cioè quando onoro il dolore del mondo sono anche attraversato da sentimenti di gratitudine per altre cose, o vedo o guardo il mondo con occhi diversi, cioè è un processo, come dire, a spirale, laterale, che ha dei passi avanti e dei passi indietro, non è agito da una sequenzialità lineare. E questo è proprio il processo formativo, fondamentalmente, il processo dell'apprendimento, se rappresentato, a mio avviso, con la dovuta complessità, ecco, non tanto come una sequenza di azioni lineari che vanno da un soggetto all'altro. Quindi ecco, forse mi fermo con una lettura, se posso, una citazione che vorrei in particolare riprendere, che dice così, siamo a pagina 132, siamo parte di flussi, flusso è una parola importante in questo testo, mi è parso, che cambiano costantemente nella nostra vita, come nelle vite della famiglia, della comunità, del mondo. Possiamo pensare ad ognuna di queste correnti come a storie che si muovono attraverso i loro personaggi. Nella storia che inizia con io, la trama parla delle nostre avventure individuali, dei nostri fallimenti e trionfi. Nella storia della nostra famiglia c'è un'altra narrazione che parte dai nostri antenati e si estende alle generazioni future. E questo mi pare, come dire, riconnettersi giusto appunto a quanto ci hai benissimo raccontato tu. Mi fermo qua. Grazie, sì. Bene, allora, no, dopo tutti questi spunti che abbiamo ascoltato, non so, probabilmente io lascerei adesso uno spazio per eventuali rimandi. Suggestioni. Senza che ci rimane. Ma è ispirante lavorare con i giovani, gli adolescenti con i giovani, la vediamo questo concetto di narrazione, no? Perché c'è il ragazzino di Fairy for Future e c'è molto consapevole, molto attivo, e c'è il ragazzino in questo momento vive la sua identità basandola sul consumo. Sono quello che possiedo, quello che compro. Mi ha colpito molto che, mi colpisce sempre molto che in questo momento sento che uno degli insulti più diffusi e peggiori che si fanno tra di loro è il poveraccio. La povertà, la ricchezza, il potere, parlando molto di potere, il potere che sento molto apprezzato da almeno dei gruppi di giovani è quello del potere di acquisto. E quindi sento molto questa lotta quasi di sistemi valoriali, di modelli di futuro e però non è solo una lotta tra modelli, ma anche una lotta di è possibile il cambiamento, non è possibile. Infatti, questo è sicuramente il libro perché sento tanto nelle nuove generazioni non solo l'assenza di speranza attiva, ma l'assenza di speranza totale, di avere potere, possibilità di incidere, no, sul cambiamento. Ed è questo che è una resistenza sulla quale è molto difficile incidere. Però mi rendo anche conto che quando a volte lavoriamo con i ragazzi, vediamo delle chiavi di lettura sul sistema di violenza, ma anche sul potere di
questo cambia e fa fare dei salti alle persone, per cui avere sempre delle, non ancora letto il libro, ma leggerò prestissimo, avere sempre nuove chiavi, nuovi stimoli, nuove visioni, sempre più moderne, perché il mondo ci richiede una lettura sempre più complessa e moderna, e sono molto interessante. E forse abbiamo bisogno di spirali, di triangoli, forse anche il gergo di personazione, non è un triangolo ma una spirale che si riavvolge con tutto spesso. Niente, lo trovo molto ispirante. Io ancora detto parlavate, ti permetto, mi veniva in mente Elena Puccini, che poi è stata ricordata, perché per me il suo ultimo libro tra cura e giustizia è stata proprio un'illuminazione, perché noi tradizionalmente da sempre avevamo in mente la giustizia come obiettivo, come faro, come punto, come niente, ci mancherebbe altro. E ci fa vedere, no, certo. Paradigma diverso che quello della cura, in un certo senso anche più emozionale, più fecondo, quindi cura di se stessi, dell'altro, che cura del pianeta, ci sta tutto perfettamente. Non so se questa può essere una delle chiavi per guardare al futuro con occhi diversi, no? Una rapidissima nota su questo, se mi permette. Elena Puccini è stata una mia collega, eravamo praticamente vicini all'ufficio. Abbiamo fatto anche delle iniziative insieme in campo ambientalista, e la sua perdita è stata molto dolorosa, perdita per Covid, non aveva 70 anni, era sana, quindi è stato veramente doloroso. E quindi ho provato a far dialogare Elena con Giovanna nell'introduzione che ho scritto. Un po' ci tengo quindi, no? a riprendere quello che dici. Nel libro precedente, credo, insomma, nel 2008, La cura del mondo, ci ho visto proprio un'integrazione diretta e sotto perfetta della filosofa politica che si integra con il messaggio di, appunto, di Giovanna, attivista e leader spirituale e ricercatrice, e Chris, che psicoterapeuta che lavora, guarda caso, sulle dipendenze, che poi è al cuore dell'ordinaria amministrazione, questo ciclo del desiderio di interfacciamo intrappolati. Però Elena, appunto, ci porta. Ci parla di cura del mondo, no? come necessità e elemento culturale emergente. La mia illuminazione, anche quella poi in fondo banale, però alla fine la cura del mondo di cui ci parla Elena, e vi invito poi a ritornare appunto ai suoi scritti che sono molto nutrienti, per me alla fine la speranza attiva è la cura del mondo in azione. Cioè la cura del mondo è un concetto generale, è un principio etico-valoriale e di indirizzo. E la speranza attiva significa che io mi prendo cura di questo mondo senza avere garanzia, senza essere io il demiurgo di chissà quale soluzione, no? Edenica, rivoluzionaria, ma lo faccio, e lo faccio perché ha senso l'azione del farlo, e non se poi, no, ha un risultato o no. E la mia metafora, insomma, un po' forse, o analogia, un po' forse, no? forte, tinte forti, ma se una persona cara ammalata, e non sono certo che questa persona poi guarirà, ma che non faccio ogni sforzo per prendermi cura di lei, e se ha sete non la do da bere, e se c'è un medicinale che potrebbe farla star bene, non la curo, anche se non so quale sarà poi l'esito. È lo stesso con, appunto, col pianeta. Appunto Elena, ora non ricordo, comunque è emersa, no? L'idea di abbiamo bisogno di sentimenti nuovi, no? Proprio una nuova geografia interiore per stare a questo mondo che sta cambiando in modo differente. Però per me questo è anche una sorta di, no, di breviario, di mappa, proprio per identificarle queste cose che tutti noi abbiamo, no? Che sono, ci sono tante cose che sono nostro patrimonio, ora che dobbiamo riprendere, riarrangiare per dare una risposta alla crisi globale. Però appunto, speranza attiva è la cura dell'illuminazione. In realtà bastava, invece di scrivere 30 pagine, scrivo questa frase qua, basta.
Bene, penso che Gianni abbia, cioè, ancora qualche libro, sono rimasti pochi, comunque c'è, qualcuno... C'è qualche copia lì, c'è anche la copia del primo volume della collana Forma Mentis, che è invece sull'autoaiuto nei conflitti, e io lancio semplicemente una suggestione, che questo è un ottimo tema per un laboratorio, quindi nulla ci vieta di fare un domani, magari no, a primavera, con meno Covid, meno, o magari farlo all'aperto, un bel laboratorio, mezza giornata, un giorno, con me o con altre persone, o insieme, insomma, tante possibilità. Bello. No? Ci si rivede qui, anche perché una volta venuto, è la prima volta che vengo a Reggio, se devo portare una forma da testa. Ma ti rendi conto? Che vergogna. No. Ho detto una cosa terribile. Allora, devo tornare presto, no? Noi nelle Langhe abbiamo anche una piccola azienda agricola. Le Langhe sono una cosa notevole, eh? Andiamo lì a fare. Andiamo lì a fare. Assolutamente. Salutare. Ah, sì, salutiamo chi ci ha seguiti. Sì, grazie, grazie a tutti. Grazie per la pazienza. Ai presenti e ai lontani. Grazie. Presenti, vicini, ma lontani. Lontani, come si deve fare.